Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'aula di Palazzo Cesaroni ha approvato con i soli voti della maggioranza la mozione di iniziativa dei consiglieri della Lega Valerio Mancini e Emanuela Puletti sulla modifica della normativa europea che prevede la riduzione del 100% delle emissioni di CO2 di autovetture e veicoli commerciali leggeri di nuova produzione a partire dal 2035. Contrari, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto. Vediamo il servizio. Illustrando l'atto in aula prima del voto, il consigliere Valerio Mancini ha spiegato che la mozione impegna la giunta di Palazzo Donini ad attivarsi per contrastare la normativa europea. La legislazione approvata, ha spiegato Mancini, prevede l'obbligo per le nuove autovetture e per i nuovi veicoli commerciali leggeri di non produrre alcuna emissione di CO2 dal 2035. L'obiettivo è quello di ridurre del 100% le emissioni di questi tipi di veicoli rispetto al 2021. Gli obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni per il 2030 sono stati fissati al 55% per le auto e al 50% per i furgoni. Tuttavia, secondo quanto riferito dal vicepresidente di Confindustria, ha sottolineato Mancini, la decisione del Parlamento europeo di vietare la vendita di nuove auto a motore endotermico dal 2035 potrebbe avere in Italia un effetto Cuba. La gente non potrà comprare le auto elettriche perché troppo costose e continuerà a girare con auto sempre più vecchie. La decisione dell'Europarlamento, ha sottolineato Mancini, è stata presa su impulso ideologico, senza calcolare gli impatti ecologici, economici e sociali. Non sono stati fissati solo gli obiettivi, ma anche il modo per arrivarci, cioè l'elettrico, e questo provocherà danni in Italia. Per la minoranza è intervenuto Thomas De Luca, consigliere del Movimento 5 Stelle. L'Umbria, ha detto, è regione leader nella produzione di veicoli elettrici e a idrogeno. L'Università di Perugia sta svolgendo importanti ricerche sui sistemi di accumulo. Abbiamo tutti gli strumenti, dice De Luca, per adeguarci alle nuove direttive. Nel 2035 si dovrà interrompere la produzione di quei motori, non la loro circolazione. Va perseguito, sottolinea il consigliere 5 Stelle, il principio della giustizia climatica. La devastazione attuale deve essere pagata da chi ha inquinato e da chi continua a farlo. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha dato il via libera all'atto che chiede di riattivare il Tribunale di Orvieto. Il servizio di Davide Mariotti Bianchi. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità il progetto di proposta di legge alle Camere per la riattivazione del Tribunale di Orvieto, presentato dai consiglieri della Lega Daniele Nicchi e Stefano Pastorelli. Il provvedimento punta a modificare il decreto legislativo 155 del 2012, dal titolo Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Il provvedimento ha l'obiettivo di riattivare il Tribunale di Orvieto, oramai chiuso da 10 anni, per ripristinare un servizio essenziale per la comunità e il suo territorio, così da rispondere in maniera più efficiente ed efficace alle esigenze socio-economiche dei cittadini. Lo scopo è anche quello di rispettare il principio di giustizia di prossimità ribadito dal Trattato dell'Unione Europea, secondo il quale l'amministrazione della giustizia deve essere esercitata il più vicino possibile alle esigenze dei cittadini. L'accorpamento del Tribunale di Orvieto a quello di Terni, che dista circa 80 km, contrasta con questo principio e causa un costo sociale che crea forti sperequazioni. Con la riattivazione del Tribunale di Orvieto, invece, verrebbe garantita un'equa accessibilità dei cittadini alla giustizia in rapporto all'estensione territoriale. L'atto condivide lo spirito di analoghe iniziative adottate da altre regioni, come la Lombardia, la Sicilia, la Toscana, le Marche e l'Abruzzo. Modificazioni al testo unico in materia di agricoltura in ambito di attività tartuficola. Sulla proposta di legge di Puletti e Mancini, consiglieri della Lega, in discussione in seconda commissione, l'assessore Morroni ha chiesto alcuni giorni per predisporre alcuni emendamenti da parte della Giunta. Ce ne riferisce in questo servizio Alberto Scattolini.
Continua in seconda commissione, presieduta da Valerio Mancini, l'iter della proposta di legge d'iniziativa di Manuela Puletti, prima firmataria, e dello stesso presidente della commissione Mancini, entrambi della Lega, concernente modificazioni al testo unico in materia di agricoltura, legge regionale 12-2015, che interessano l'ambito tartuficolo. Nella riunione settimanale dell'organismo di Palazzo Cesaroni erano previsti approfondimenti e voto su alcuni importanti e sostanziali emendamenti promossi dagli stessi presentatori dell'atto ed altri sottoscritti congiuntamente dai consiglieri di opposizione Andrea Fora del Patto Civico, Vincenzo Bianconi Gruppo Misto e Thomas De Luca Movimento 5 Stelle. Partecipando però in videoconferenza alla riunione, l'assessore regionale all'agricoltura, Roberto Morroni, ha chiesto un maggiore approfondimento dell'atto, definendo la materia complessa e delicata. Ci sono aspetti, ha detto Morroni, che richiedono la ricerca di un maggiore equilibrio tra la libera cerca e i proprietari delle tartufaglie controllate. Per questo ha definito opportuno avviare con i proponenti della legge e con la Commissione un'attenta lettura del testo che conduca in poche settimane a un esito condiviso per una linea di equilibrio tra interessi al momento contrapposti. Il presidente Mancini, sentita anche la collega Puletti e gli altri commissari presenti, ha fissato in 2 settimane il termine per la presentazione di proposte emendative da parte dell'esecutivo, sottolineando tuttavia che il documento è ormai da tempo all'attenzione della commissione, che ha dato luogo a ogni passaggio previsto a partire dalla fase partecipativa di tutti i soggetti interessati. Mancini ha anche rimarcato che nella stesura del testo è stato fatto riferimento ad altre leggi regionali, come quella delle Marche e del Piemonte. Nell'ultima seduta dell'Assemblea legislativa è stata respinta una mozione dei consiglieri Donatella Porsi e Fabio Paparelli che chiedeva alla Giunta regionale di attivarsi presso il Presidente del Consiglio dei Ministri e presso il Governo affinché l'iniziativa legislativa intrapresa dal CNEL, il Consiglio Nazionale su Economia e Lavoro, riguardante il diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, possa divenire legge dello Stato attraverso un veloce iter parlamentare e per recepire quindi al più presto il diritto all'oblio oncologico nella legislazione della nostra regione. Illustrando l'atto in aula, Donatella Porsi ha spiegato che il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ha redatto un'iniziativa legislativa sulla tutela del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, volta a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza delle persone guarite da patologie oncologiche nell'esercizio dei diritti. Gli ostacoli che si frappongono al libero esercizio dei diritti personali e sociali da parte delle persone guarite da malattie oncologiche riguardano in particolare l'accesso ad alcuni servizi, fra cui quelli finanziari, tanto da determinare difficoltà nell'accesso alla stipula di contratti di assicurazione o mutuo. Simili problematicità sono riservate per i cittadini che tornano nel mondo del lavoro e devono confrontarsi con l'ottenimento di attestazioni dello stato di salute, idonee per un rinnovo di una patente o utili per la stipula di un contratto bancario o per intraprendere percorsi finalizzati all'adozione di minori. Il piano europeo contro il cancro, presentato nel febbraio 2021, rappresenta l'esortazione dell'Unione Europea a sostenere il lavoro degli Stati membri per prevenire il cancro e garantire un'elevata qualità della vita ai malati di cancro, ai sopravvissuti, alle loro famiglie e ai loro assistenti. Tra le raccomandazioni formulate in questa materia, gli eurodeputati hanno chiesto di garantire il diritto all'oblio a tutti i pazienti dell'Unione Europea 10 anni dopo la fine del trattamento e 5 anni dopo per i pazienti i cui tumori sono stati diagnosticati prima dei 18 anni di età. Il capogruppo della Lega, Stefano Pastorelli, ha spiegato i motivi della non condivisione della proposta, ringraziando la consigliera Porsi per aver portato all'attenzione dell'Assemblea un tema molto sentito, anche da parte nostra, ha detto Pastorelli. Non contestiamo il contenuto ma la tempistica, in quanto proprio il ministro Schillaci si è già espresso sul tema, assicurando che sul diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche sarà colmato il ritardo e saranno rimossi gli ostacoli attraverso l'approvazione di una apposita legge. Non appena approvata verranno individuate le modalità per il rispetto del diritto all'oblio, le strutture sanitarie dovranno rendere anonimi i dati di queste persone, che pertanto avranno solo un valore statistico, non si dovrà sapere che una data persona è guarita dal cancro.
È in dirittura d'arrivo la proposta di legge della Lega che detta norme per l'ospitalità turistica in ambienti naturali. La seconda commissione ha fatto propri alcuni emendamenti al testo predisposti dagli uffici legislativi su indicazione degli stessi commissari. Ce ne riferisce Alberto Scattolini. La seconda commissione, presieduta da Valerio Mancini, ha fatto proprie alcune modifiche e integrazioni alla proposta di legge d'iniziativa del gruppo Lega, primo firmatario lo stesso presidente Mancini, concernente norme per l'ospitalità turistica in ambienti naturali, che andrebbe ad incidere sulla legislazione turistica regionale, legge 8/2017. Prima del voto finale, il contenuto dell'atto emendato, predisposto dagli uffici legislativi di Palazzo Cesaroni, verrà sottoposto ad alcuni passaggi interistituzionali per verificarne la legittimità costituzionale. L'iniziativa legislativa mira a disciplinare l'attività di ospitalità turistica in soluzioni innovative collocate in ambienti naturali del paesaggio umbro, puntando ad integrare la qualità e la pluralità dei servizi offerti, innovando l'offerta turistica delle strutture ricettive per soddisfare le nuove richieste di mercato, sempre più evolute e diversificate. Viene prevista la realizzazione di soluzioni innovative fino a un massimo di 8 posti letto di ospitalità turistica attraverso case sugli alberi, nelle botti e nelle grotte, ad integrazione funzionale e pertinenziali di attività ricettive principali, aventi particolari aspetti costruttivi, realizzate con elementi di facile rimozione e con un limitato impatto ambientale, collocate in ambienti naturali del paesaggio umbro. Oltre 200 studenti delle scuole umbre hanno partecipato a Palazzo Cesaroni all'esposizione dei loro lavori multimediali sul tema dell'umanesimo digitale, individuato dal Corecom dell'Umbria con l'intento formativo di rimettere al centro della comunicazione la persona umana e di riportare la rete a strumento al servizio dell'uomo e della società. Il servizio. Sono stati più di 200 gli studenti di 10 classi e di 5 scuole umbre, la Pascoli di Perugia, la Alighieri Pascoli e la Sacro Cuore di Città di Castello, il Maiorana di Orvieto e l'Istituto Battaglia di Norcia, ospitati a Palazzo Cesaroni per l'evento conclusivo dei lavori del progetto Fissa la rotta nel navigare, incentrato sul concetto di umanesimo digitale, e-democracy, e-inclusion. Promosso dal Corecom Umbria in collaborazione con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. Gli studenti hanno presentato i loro prodotti multimediali realizzati attraverso specifici laboratori didattici sotto la guida degli esperti Antonello Turchetti, Mariella Carbone e Costanza Amici. Il progetto ha voluto sensibilizzare e informare gli studenti e le studentesse delle scuole primarie e secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado sulla necessità di rimettere al centro della comunicazione la persona umana e di riportare la rete a strumento al servizio dell'uomo e della società per esplorare le molteplici implicazioni sviluppando una coscienza critica e partecipata. La presidente del Corecom, Elena Veschi, ha sottolineato la validità delle produzioni multimediali degli studenti di ogni ordine e grado e la loro partecipazione attiva. Ogni video realizzato nei laboratori è stato spiegato dai ragazzi delle 10 classi coinvolte. Gli studenti sono intervenuti al microfono e hanno messo in scena anche un originale flash mob illustrativo della loro esperienza. E volevamo sensibilizzare i bambini e i ragazzi che si parte da un'età anagrafica che va dai 9 ai 19 anni, quindi ovviamente sono stati fatti dei laboratori anche differenti per età, e sensibilizzarli all'uso delle tecnologie, un uso consapevole delle tecnologie. La giornalista Sonia Montegiove è intervenuta parlando agli studenti di intelligenza artificiale e insidie della rete. L'intelligenza artificiale non è altro che quella tecnologia che consente appunto alle macchine di prendere decisioni in maniera autonoma. Sapete come? Attraverso algoritmi, quindi regole che noi diamo, regole di comportamento, istruzioni, attraverso dati, tantissimi dati, e attraverso potenza di calcolo. C'è un'altra strada che dovremmo percorrere, che è quella che ci invita a riflettere, a riconoscere le macchine dalle persone, a riconoscere dove ci sono macchine al posto di persone.
Voi direte, vabbè, facile, vediamo. Questa qui è un chatbot, si chiama Replica, non lo vedrete perché in Italia è stato vietato dal Garante per la Privacy. Replica è stato in realtà ideato da una persona che aveva perso il suo migliore amico in un incidente stradale e voleva chiudere in un algoritmo, provare a replicare quella persona in un algoritmo per continuare a parlarci. Questi sono umanoidi. Se li guardate, questo è un esperimento di Samsung. Samsung ha costruito dei robot che somigliano anche alle persone, che sono fatti, sono molto simili alle persone. E sapete perché lo ha fatto? Per un esperimento, per far sì che i robot affiancassero delle persone che ne avevano bisogno. E pensate anche noi quanto vorremmo fidarci di tutto quello che vediamo, di tutto quello che leggiamo, e sappiamo invece che con la tecnologia non dobbiamo fidarci. Io seguo un progetto di cybersicurezza, gli esperti di cybersicurezza, uno in particolare dice in paranoia stat virtus, cioè non vi fidate mai, non vi fidate di chi incontrate in rete, non vi fidate di quello che leggete, andate a verificare. E allora la fiducia è chiaro che si può costruire, dobbiamo avere fiducia nel nostro futuro, dobbiamo avere fiducia nella tecnologia, la fiducia la si può costruire attraverso lo studio, la conoscenza. Volevo farvi vedere questa fotografia. Bella? Può piacere. Allora, questa foto ha vinto un prestigioso premio internazionale, chiamiamolo l'Oscar della fotografia, ok? Nella categoria fotografia creativa. Bene, fotografo si è rifiutato di ritirare il premio. Perché? Perché questa fotografia non esiste. Cioè, la fotografia di per sé esiste, non esistono i soggetti, è stata completamente creata dall'intelligenza artificiale. Interventi anche della docente universitaria di didattica e tecnologie dell'apprendimento Floriana Falcinelli e per l'ufficio scolastico regionale la dottoressa Maria Rosaria Fiorelli. Agli studenti non ha mancato di parlare in apertura dell'evento anche il presidente dell'Assemblea Legislativa Marco Squarta. Ed anche per questa edizione è tutto, vi ricordo TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda sulle emittenti televisive e radiofoniche della Regione, è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.